Nel meraviglioso contesto paesaggistico dell'Oltrepò Pavese, tra generosi vigneti e dolci colline, il 30 giugno si svolgerà la ciclostorica Giallo Tour Giallo Plasma per promuovere e rafforzare l'importanza della donazione di plasma. Partenza alla francese da Stradella, città della fisarmonica, qualche colpo di pedale tra una chiacchiera e l'altra e si arriva al primo ristoro del percorso, presso la casa di comunità di Broni. Nella casa di comunità di Broni donano 3 delle 4 avis comunali coinvolte direttamente da Giallo Tour Giallo Plasma, ovvero quelle lungo le strade delle quali passerà il Tour de France. Nell'ordine di attraversamento, le 3 che qui donano sono Stradella, Broni e Santa Giuletta. Questa è una unità di raccolta di ASST, dove appunto donano i donatori di tutte e 3 le avis comunali, donano il sangue intero. E noi siamo qua a chiedere, insieme all'ospedale, insieme ad ASST, di portare anche qui la raccolta del plasma. Ed è per questo, giallo è il colore del plasma ed è il colore del tour, che ci troveremo tutti qua dentro, nel cortile della casa di comunità di Broni, con la nostra maglietta gialla. A questo punto una domanda sorge spontanea. Ma attraversiamo tutto l'Oltrepò? Eh sì, Alessio, praticamente la tappa del Tour de France del 1° luglio attraversa tutto l'Oltrepò, perché è la tappa che va da Piacenza a Torino e lungo la statale attraversa l'Oltrepò, l'unico passaggio dentro alla Lombardia. Noi non ci arrampichiamo in collina, stiamo sulla pianura, quindi tutti possono pedalare con tranquillità e facilità. E insomma, non ci manca proprio niente per riuscire a fare una bella giornata di pedalata tranquilla in uno scenario mozzafiato, in attesa il giorno dopo che passi questa tappa del Tour de France. Direi che mi posso ritenere molto soddisfatto della risposta di Roberto. È proprio un piacere pedalare nella cornice delle colline oltrepadane e senza praticamente rendermene conto, arriviamo al secondo punto di ristoro. Siamo arrivati all'azienda Montagna, dove si trova il secondo punto di ristoro offerto dall'Avis di Santa Giuletta. Questo punto è dove si dividono la pedalata ecologica e la ciclostorica. Dopo che avremo fatto il rifornimento, avremo fatto il ristoro insieme agli amici di Avis Santa Giuletta, qua si divideranno coloro i quali tornano verso Stradella e quelli che invece proseguono verso Voghera. Noi in questa simulazione di ciclostorica proseguiamo verso Casteggio, dove Roberto mi spiega ancora un paio di cose a proposito di questa meravigliosa iniziativa. Oggi sono molto contento di essermi vestito così perché ho il piacere di indossare le divise delle squadre ciclistiche Avis della provincia di Pavia e che stanno attivamente partecipando alla realizzazione di Giallo Tour Giallo Plasma, ovvero Avis Comunale Vigevano e la squadra ciclistica di Avis Comunale Vigevano, questa maglia granata e sulla manica ci sono le indicazioni della società e i pantaloncini invece sono di Avis Comunale Pavia e della squadra ciclisti di Avis Comunale Pavia, che sono le due squadre ciclistiche brandizzate Avis che abbiamo sul nostro territorio, nella provincia che Giallo Tour Giallo Plasma attraversa, e quindi sono veramente molto contento di indossare la loro divisa, le loro divise. E beh, per quanto riguarda questa maglietta, non c'è da attendere tantissimo, la indosseremo tutti insieme il 30 di giugno per Giallo Tour Giallo Plasma. Dopo questa breve sosta possiamo continuare la nostra bella pedalata in direzione Voghera, dove il 30 giugno troveremo il terzo e ultimo ristoro. Eccoci all'ospedale di Voghera, siamo arrivati al terzo ristoro organizzato appunto dagli amici di Avis Comunale Voghera e il secondo importante momento in relazione con il mondo ospedaliero dopo la casa di comunità di Broni. Qui all'ospedale di Voghera Avis raccoglie il sangue ma anche il plasma e siamo qua con la maglietta giallo plasma
della nostra iniziativa, perché insieme ad ASST vogliamo promuovere il potenziamento della raccolta di plasma. Qui davanti all'ospedale di Voghera siamo arrivati tutti vestiti di giallo con la maglietta di Giallo Tour Giallo Plasma. Gli amici di Voghera ci hanno offerto il ristoro e adesso facciamo il giro attorno all'ospedale, riprendiamo il cammino, riprendiamo la pedalata, si ritorna a Stradella, lungo la strada che abbiamo percorso per arrivare fino a qua, dove ci aspetta a Stradella la Proloco per mangiare tutti insieme in piazza. E così avremo completato il nostro Giallo Tour Giallo Plasma. Allora ci vediamo tutti a Stradella il 30 giugno. A presto!